un riepilogo dei dati e poi faccio la programmazione. Allora, lista numero 1, Rosa Pugliatti, somma dei voti 87. Lista numero 2, Sebastiano Gugliotta, voti totali 536. Lista numero 3, Giovanni Giuseppe Giacò, voti totali 165. Quindi, per quello che abbiamo per gli atti, io proclamo sindaco l'avvocato dottor Sebastiano Gugliotta. Sereno, ci sono stati problemi. Effettivamente anche gli elettori questa volta hanno saputo proprio, avevano le idee chiare dove votare e come votare. Non mi pare ci sono state schede nulle, ci sono state. Ecco, vabbè, ci sta, una ci sta, eccezione conferma la regola. La gente ha saputo come votare. Quindi c'è stata una maturità anche in questo senso. Era scontato. Grazie per la fiducia ai concittadini che si stanno fidando un'altra volta di me. Spero che questa fiducia sia... E noi lo saremo, voteremo! Permettetemi, visto che sono in fase di ringraziamento dal punto di vista lavorativo, naturalmente un grazie di tutto cuore va all'ufficio personale, ufficio elettorale, con dottoressa Pirri, con la segretaria. Altri comuni della zona con il seggio volante. Ci abbiamo pensato per tempo, in maniera proprio efficiente, funzionante, mentre gli altri il sabato mattina mi telefonavano e volevano sapere come si doveva fare il seggio volante. Se qualcuno il seggio volante era un'altra postazione, in una stanza chiusa, ermetica, no, ci si guardi che deve andare a raccogliere il voto casa per casa di chi è in isolamento. Quindi grazie veramente, grazie. Se la supporto... E la segretaria che ha coordinato tutte le cose, noi abbiamo solo adempiuto il nostro dovere. Va bene. Giusto? No, grazie. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.